Le Iene hanno accompagnato l'Italo-Turca sul set cinematografico, l'imprevisto finale in prima linea nella lotta per l'AIDS e per la legalizzazione della prostituzione. Tra una provocazione e l'altra Efebal ha accettato le avance del regista Andrea Nobili e si è recata in una località del nord Italia per girare il suo primo film. Un film a luci rosse, che non ha avuto l'epilogo sperato per le scorte di lusso da oltre 10.000 clienti. L'esordio cinematografico della travestita italo-turca è stato documentato con dovizia di particolari dalle Iene. Valeria Castellano ha accompagnato la 39enne sul set dove l'attendeva la star veneziana, con il pallino della pittura, Vittoria Risi. L'attrice ha girato oltre 100 scene a luci rosse ed ha conquistato la ribalta anche per la relazione con Vittorio Sgarbi. Non è la prima volta che giro con un travestito, ma è la prima con uno così bello. Durante la fase di preparazione al CIAC non sono mancate le battute e gli aneddoti relativi ai clienti di Efe e dei trascorsi di Andrea Nobili. Quest'ultimo ha cercato di mettere a suo agio l'Italo-Turca spiegando nei dettagli come sarebbe stata realizzata la scena. Prima faremo una serie di fotogrammi soft, anche i professionisti ricorrono all'aiutino. Il discorso è scivolato sul tipo di situazioni intime da realizzare con Efebal, che ha precisato di non aver bisogno di nessun aiutino. Nel corso del servizio il regista ha spiegato che anche numerosi attori professionisti fanno ricorso ad una particolare punturina, che nel tempo ha sostituito il Viagra. A questo punto la vulcanica 39enne ha dimostrato nei fatti di non aver bisogno di ricorrere ai medicinali. Nobili si è complimentato: in 30 secondi già pronta ed in tanti anni di carriera non mi era mai capitato. Mostrate le posizioni da eseguire, l'attore ha dato il CIA che Beppe e Vittoria Risi si sono lasciati andare alle prime scene bollenti. Nobili ha invitato l'attrice veneziana ed essere ancora più ammiccante e mentre sembrava andare tutto liscio si è fermata. Per evitare nuove interruzioni è stata consigliata la punturina all'Italo-Turca al pronto soccorso. Dopo la punturina, dopo un primo no, le scorte di lusso ha accettato di effettuare l'iniezione. Nel giro di pochi istanti Efebal e Vittoria Risi sono tornate a girare nuove scene bollenti, ma l'Italo-Turca ha iniziato ad avvertire problemi ai genitali. Il dolore è diventato sempre più lancinante ed ha costretto Nobili ad interrompere definitivamente la scena. In compagnia dell'inviata delle Iene l'attrice si è recata immediatamente al pronto soccorso di Verona. Grazie ad un medicinale e dal ghiaccio la situazione è prontamente rientrata. Nel corso del servizio è stata sottolineata la pericolosità di certi aiutini. Si rischia fino all'amputazione dell'organo riproduttivo. Il primo film di Efebal si è chiuso senza finale, o meglio con un epilogo tutt'altro che epicante. Per vedere il video completo del servizio realizzato dalla trasmissione di Italia 1 occorre visitare il sito delle Iene.